Un saluto a tutti dalla Trading Room Roma e un particolare saluto dal sottoscritto Edoardo Liuni. Oggi, in questo video del 24 aprile 2015, cercherò di illustrare passo dopo passo il protocollo operativo della Trading Room Roma, che chiunque di voi può mettere in pratica e che soprattutto è un protocollo operativo utile per rendervi autonomi. Rendervi autonomi nella definizione di un asset allocation profittevole attraverso la scelta di strumenti finanziari, di titoli, di azioni da inserire in portafoglio. Mi raccomando che il processo decisionale, mi preme ribadirlo, è composto da semplici regole di analisi tecnica e di money management. L'importante è che queste regole vengano applicate in maniera rigorosa e disciplinata. L'analisi fondamentale e le considerazioni macroeconomiche che vengono fatte sulla base appunto di quelle che sono poi di quello che è poi il contesto generale ci aiutano ad individuare i settori e i titoli da selezionare. In generale un settore ciclico, anticiclico, un settore finanziario, un settore industriale, un settore petrolifero, sono tutti comunque considerazioni che devono essere fatte da chi comunque deve scegliere i titoli e quindi deve stabilire un asset allocation. Però la cosa fondamentale è invece l'analisi tecnica, che al contrario ci fornisce il fondamentale market timing per l'acquisto dei titoli con il miglior profilo di rischio-rendimento. Come potete già vedere dalla schermata, oggi parliamo di generali come possibile titolo da inserire nel nostro portafoglio. E lo facciamo utilizzando dei semplici strumenti di analisi tecnica. Partiamo dal grafico, facciamo alcune considerazioni di analisi tecnica e quindi poi scusate, di analisi fondamentale e poi individueremo appunto con lo studio grafico il livello migliore, direi performante dal punto di vista del rischio rendimento, dove poter acquistare, dove noi quell'area sensibile, quel livello interessante dove poi noi inseriremo il nostro ordine di acquisto. Una doverosa e brevissima premessa legata appunto al fatto che queste strategie, questa asset allocation utilizzando l'analisi tecnica, noi la forniamo gratuitamente ogni settimana sul nostro sito. Questa è l'home page www.tradingroomroma. Basta andare sotto qui strategie outlook dei mercati azionari. Cliccare sull'ultima strategia, quella del 20 aprile, che fa riferimento alla settimana che si è conclusa oggi, 24 aprile. Cliccare all'interno, vedrete che cliccando si aprirà una pagina dedicata proprio alle strategie azionarie, che specifica un po' quello che è stato lo scenario del FIB. E anche quello soprattutto che sono i titoli consigliati della settimana scorsa. Quindi vedevamo uno short proprio generale, ne parlavamo, a una considerazione settimanale, uno short che appunto arriva con un target a 17,44 e poi vedremo appunto perché in questa fase, in questo momento consideriamo invece generali come possibile ingresso. Quindi questi hanno sicuramente una valenza settimanale, ogni settimana cambiano, quindi vi consiglio anche soprattutto di guardare le performance, più delle performance dei segnali, che cliccando qui avete la possibilità di entrare nelle performance aggiornate al 17 aprile, quindi la settimana scorsa. Questa settimana la aggiorneremo e quindi vedere come mai non come mai, ma il titolo appunto come poterlo considerare, come mai consideriamo interessante. Quindi vi ricordo azionario, strategia, andare qua, quindi vedere un po' il titolo, quindi lo short con il target 17,44 era per questa settimana. Sono strategie azionarie che facciamo alternandoci io e Guido Gennaccari e Edoardo Liuni, facciamo ogni settimana, quindi ci alterniamo. Sono strategie che attualmente sono in performance positiva, potete tranquillamente guardare, aprire qua nelle performance e vedere un po' come sono andati. Ci sono proprio tutti i singoli ingressi, sia come livello di ingresso, come timing, come tempi di entrata e di uscita con le singole performance. Quindi anche diciamo una palestra e un motivo di didattica
didattico, un momento didattico per capire un po' come operiamo noi. Passando quindi al titolo azionario generale, appunto avevamo dato come target lo short 17,44, quindi la settimana scorsa, quindi è stato, diciamo, ampiamente preso il movimento ribassista, quindi diciamo l'analisi ribassista, eccola qua, la vedete, diciamo come livello ribassista era ampiamente, diciamo, come dire, individuabile, quindi da questo punto di vista non, diciamo, per ora siamo quindi nella fase di diciamo ancora ribassista. Però perché cominciamo a considerare il titolo generale un titolo interessante? Perché forse riteniamo da alcune considerazioni di natura fondamentale, ma anche di natura tecnica, che il titolo possa rimanere un titolo interessante dal punto di vista dei fondamentali, quindi delle performance contabili e dei risultati economici e finanziari, ma dall'altra riteniamo che bene o male la discesa del titolo e quindi il target ribassista possa, diciamo così, essersi esaurito e quindi possa diventare interessante un buy, e quindi un buy naturalmente non intraday o di poche settimane, ma un buy che comunque possa rientrare, diventare utile per i prossimi mesi. Naturalmente è doveroso ricordare la gestione e il controllo del rischio. Quando io do un livello d'ingresso, devo assolutamente posizionare in macchina anche lo stop, che sia uno stop largo, che sia uno stop che dipenda poi dalla propria sensibilità e dalla propria avversione al rischio, ma comunque una protezione al rischio ci deve essere, perché qualora il titolo sul livello consigliato dovesse ulteriormente scendere pesantemente, io devo avere lo stop che mi blocca a protezione, quindi del mio capitale, mi blocca la perdita, quindi assolutamente deve essere sempre presente uno stop ogni volta che facciamo un'operazione, un investimento, sia con una logica intraday, ma anche con una logica multiday. Ok, allora cominciamo quindi alcune considerazioni di breve periodo, scusate, considerazioni di natura fondamentale, e quindi in questo caso mi aiuterò, quindi non è farina del mio sacco, ma giusto perché il titolo generale è un titolo assolutamente consigliato dal punto di vista di molti analisti. In questo caso ho preso a prestito l'analisi autorevole di Credit Suisse del 24 marzo, insomma, giusto perché sicuramente per l'autorevolezza della banca d'affari, ma anche perché comunque mi hanno aiutato a sintetizzare le previsioni per gli anni a venire del titolo, quindi sì, soprattutto per il settore stiamo parlando appunto di generali e qui siamo il consolidato, quindi per il ramo non life, quindi danni, ramo vita, altri servizi finanziari che i generali utilizzano, diciamo, questi sono principalmente ramo vita. Il ramo danni sono i due, diciamo, le due divisioni più importanti. Come potete vedere, il 2014 si è chiuso con una cancelliamo un attimo, quindi il 2014 si è chiuso con total operating profit, quindi profitti operativi del 2014 che sono in costante crescita nel 2014, 2015, eccolo qua, 2016, quindi sono quattro, sono questi sono in termini in miliardi, quindi sono comunque tutti positivi, 4.749, 4.96, 5.103, 5.313, quindi assolutamente in territorio positivo, quindi siamo assolutamente con appunto il profit da attribuire poi agli azionisti, quindi il profit finale, profit netto, 1,6, 2,3, 2,5, 2,7, 2,8, quindi in totale crescita, quindi risultati in crescita, quindi già da questo punto di vista il settore assicurativo è un settore interessante per la ripresa. Certamente a livello, diciamo, di crescita di ciclo economico, ma anche un settore, stiamo parlando di titoli solidi, anche dai interessanti dividendi, quindi dividend yield, e quindi da questo punto di vista, diciamo, un settore che può tranquillamente essere inserito all'interno vedete qui il dividend EPS grow, quindi stiamo parlando appunto di rapporti in termini di remunerazione del dividendo, quindi assolutamente qui sono tutti ratio, non è farina del mio sacco, ma è assolutamente Credit Suisse, però
quasi tutti gli analisti sono posizionati positivamente sul titolo, e quindi vedete come a livello di ma a macroeconomico l'interesse sul titolo permane e quindi i risultati lo confermano. Allora, ma come mai, la domanda è spontanea, come mai risultati in crescita, quindi positivi anno dopo anno, trimestre dopo trimestre, eppure il titolo si trova a subire un pesante ribasso che l'ha visto abbandonare l'area dei 18,50 come mediana di tutto questo movimento e arrivare fino in area quasi atterraggio in area 17, dove noi eventualmente cercheremo un acquisto rialzista. Quindi il famoso market timing dell'analisi fondamentale che ci aiuta quindi nel migliorare l'ingresso e quindi l'acquisto del titolo sfruttando un rapporto rischio-rendimento favorevole. Perché quindi secondo diciamo, il parere dell'analisi tecnica soprattutto, ma anche secondo quella che è un po' l'analisi fondamentale, ci dobbiamo chiedere come mai questa discesa? Beh, la risposta principale sta nell'individuare il fatto che il titolo, la compagnia assicurativa in generale, reinveste i premi incassati, i premi assicurativi incassati in titoli obbligazionari principalmente, anche in altri titoli partecipativi, ma principalmente in titoli azionari. Come sapete bene, meglio di me, l'azione della BCE, del quantitative easing, ha ridotto gli spread, ha fatto aumentare sì i valori delle obbligazioni fino a un livello assoluto di top di questi ultimi periodi, ma dall'altra ha ridotto i rendimenti. Quindi il mercato azionario da questa riduzione dei rendimenti si aspetta nel prossimo Investor Day di Generali, che sarà comunque stato fissato per il 27 maggio. Anche qui ricordatevi, quando investite in titoli azionari in qualunque strumento dovete sempre conoscere il calendario finanziario del singolo titolo, quindi del sottostante su cui volete investire. Quindi il 27 maggio ci sarà un Investor Day dove il management spiegherà ai potenziali, agli azionisti e anche agli interessati al titolo, spiegherà come intende sopperire a questa riduzione di redditività che arrivava dal flusso cedolare delle obbligazioni, in quanto le scadenze obbligazionarie e soprattutto i nuovi riacquisti non garantiranno più quei flussi cedolari che prima invece Generali, come tutto il settore assicurativo, godeva, e quindi dovranno diciamo, cercare soluzioni alternative. Nel frattempo, nell'incertezza, e vista anche la situazione, diciamo, un po' generale di incertezza, il titolo scende. Ma fino a dove il titolo potrà scendere? E soprattutto, era possibile individuare questo possibile target ribassista? Come noi avevamo visto, avevamo selezionato nella settimana scorsa, quindi la settimana che partiva, diciamo, da questa candela, da lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, lunedì, scusate, martedì, mercoledì, giovedì, quindi in questi giorni qua, diciamo, dalla candela verde di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, come avevamo individuato il settore, diciamo, la discesa ribassista, ora, quindi naturalmente ora ci dobbiamo esporre perché a grafico fatto sono tutti bravi, però diciamo l'indicazione è stata data, è stata pubblicata ufficialmente, quindi la domenica, quindi tutto questo movimento ancora non c'era, e quindi come siamo stati bravi dal punto di vista, diciamo, dell'individuazione del trend ribassista, ora dobbiamo cercare di individuare anche la possibile area di inversione. Allora, dov'è che nasce quindi la convinzione di un trend ribassista? E poi vedremo da dove nasce invece la convinzione che il trend possa risalire. Beh, in questo caso, come ho detto prima, da un semplice protocollo di analisi tecnica e da pochi strumenti che ci aiutano ad individuare il cambio di passo del mercato, il cambio di passo dell'inversione del trend. Inizialmente basta quindi semplicemente utilizzare pochi strumenti, tra cui una semplice trend line che parte dai minimi di mercato, quindi dobbiamo innanzitutto individuare i minimi di mercato. I minimi di mercato, senza dubbi, sono questi qua del ottobre 2014, dalla quale far partire una trend line che appunto individua, come potete ben vedere qua, facendola passare per i punti importanti, eccolo qui, quindi individua il trend di mercato. Vedete, il grafico, lo strumento è partito dai minimi importanti. Ha sempre mantenuto al rialzo, non ha mai bucato la trend line rialzista, quindi questa linea rialzista, questa trend line qui rialzista, fino però a un certo punto, fino a quando quel mercato ha cominciato a lateralizzare
fino a quando poi ha rotto al ribasso la trend line ribassista, e da lì, diciamo non proprio da lì, ma vedremo da dove, abbiamo cominciato a presupporre, a ipotizzare, con le dovute cautele, una discesa ribassista del titolo. Quindi il primo strumento che ci ha utilizzato, che abbiamo utilizzato e che ci ha, cioè, venuto in soccorso e ci ha aiutato, è la trend line. Il secondo strumento è lo studio dei modelli di inversione, di quelli che appunto noi conosciamo, applichiamo tutti i giorni in trading room e anche insegniamo nei nostri corsi. E il modello di inversione è il famoso modello testa spalle. Come potete vedere qua, il testa spalle è formato da una spalla sinistra, una testa e una spalla destra. Quindi questo è un modello di inversione. Alla fine di un trend rialzista, il modello di inversione ci dice che il mercato potrebbe, lo strumento in particolare in generale, potrebbe invertire. Quindi secondo utilizzo è indicazione del trend, secondo utilizzo dei modelli di inversione, dei pattern grafici, grazie anche al grafico, grazie anche appunto all'analisi tecnica, e quindi inseriamo quello che è appunto il metodo di tradare, la metodologia per tradare un testa spalle, e anche qui utilizziamo quella che si chiama la neckline, cioè la linea del collo del testa spalle, che casualmente parte da un livello importante, attraversa i movimenti di swing, e quindi vedete abbiamo ulteriormente precisato e utilizzato il testa spalle come con appunto con l'utilizzo di quelli che sono appunto la neckline, che è la linea del collo, cioè la linea dello swing tra la spalla e la testa, e la testa e la spalla sinistra, quindi spalla e spalla, e quindi che ci dice che una volta che, secondo la teoria classica, una volta che il mercato, lo strumento, rompe la neckline al ribasso, lì abbiamo la conferma del trend ribassista. Quindi abbiamo completato il movimento, l'individuazione del trend ribassista, e da lì è nata anche soprattutto il nostro livello short, quindi la nostra indicazione short su generali. In più, cos'è che abbiamo individuato? Quindi abbiamo visto il trend short, abbiamo individuato quindi il livello di ingresso, quindi non solo la rottura della neckline, ma in più cos'è che abbiamo, la conferma da dove è arrivata? È arrivata da quello che per noi è un interessante livello, e cioè il breakout, la conferma del breakout, test della neckline, rimbalzo, retest, leggera rottura con chiusura ribasso, il mercato scende ma in giornata ritesta, vedi, pullback qui, la trend line, la neckline in questo caso, di spartiacque tra tenuta del livello e invece inizio del livello short, e da quel momento il titolo continua immediatamente a scendere. Poi nelle prossime volte spiegheremo come utilizzare anche le medie, ma non è questa la trattazione. Ora per noi diventa interessante capire se il movimento si arresterà, visto che è iniziato un trend ribassista, dove si arresterà e quali sono gli strumenti che vogliamo utilizzare per individuare appunto il movimento, diciamo l'ipotesi di movimento rialzista, di inversione del trend. In questo caso utilizzeremo, come è stato in passato, la media mobile a 200 periodi, l'importante media mobile a 200 periodi, questa linea verde, questa qui, che, come abbiamo visto in passato, nelle fasi di ritracciamento ha fornito un importante supporto, lo ha fatto qua avvicinandosi, direi che lo ha fatto anche qua quasi, ma qui c'era la trend line, e poi è ripartito. Ora lo strumento generale ci sta tornando, e quindi non vedo perché, sulla base dell'analisi tecnica, che non è altro che lo studio di come il mercato in passato si è mosso, e quindi quali sono state i movimenti che hanno dato origine a inversioni del trend, e quindi ipoteticamente possiamo ipotizzare che il mercato si avvicinerà su questo livello e potrebbe da questo livello invertire la tendenza e ripartire. Quindi questo è il primo strumento, l'utilizzo della semplice media 200 come possibile supporto dinamico del movimento ribassista, dal quale il mercato potrebbe rimbalzare, attenzione, nessuno di noi ha la sfera di cristallo. Un altro livello importante è l'utilizzo di Fibonacci, ritracciamenti di Fibonacci, che in questo caso ci aiutano nell'inquadrare il movimento, diciamo, ciclico del titolo, e tracciato dai minimi e massimi, ci dicono che proprio l'area interessante che noi abbiamo individuato,
della media 200 corrisponde con l'importante spartiacque del 50% di tutto il movimento. Quindi questo momento dal quale il titolo potrebbe appunto rimbalzare. Quindi abbiamo un secondo livello interessante. Terzo livello, e con questo concludo l'analisi, direi che inizialmente, togliendo un attimo Fibonacci, giusto per pulizia di grafico, direi che il movimento potrebbe atterrarsi lì dove è ripartito, quindi potrebbe arrestarsi, scusate, lì dove è ripartito, non solo sulla media a 200, quindi intorno all'area 17, ma anche perché qui c'è una base, un minimo importante anche di volumi, un livello volumetrico che è leggermente più basso, quindi intorno all'area 16,50, da dove poi è ripartito il trend rialzista. Quindi altro indizio, chiamiamolo così, è quello proprio di cercare di individuare un livello, prendendo anche qui una linea orizzontale, vedete qua, quest'area qua, 16,50, dove ci passa anche, aspettate, la sposto leggermente più basso, dove ci passa anche questi livelli qua, che sono livelli di volumi, queste linee verticali, questi qua sono livelli di volumi importanti, quindi qui c'è stata una fase di accumulo importante che poi ha portato il titolo sul top, al top, intorno ai 19 euro, per poi riscendere, quindi una volta abbandonata la neckline del testa e spalle. Ora quindi, personalmente ritengo che l'area 17,50 sia un'area assolutamente assolutamente interessante per posizionarci long. E qui abbiamo varie alternative. Un primo acquisto può essere in area 17, un secondo acquisto in area 16,50 su quest'area. Naturalmente dobbiamo assolutamente porre lo stop loss, perché potrei assolutamente sbagliarmi, il mercato potrebbe scendere, non tanto perché Generali potrebbe diventare potrebbe essere considerato un cattivo titolo o potrebbero cambiare pericolosamente e repentinamente la situazione economica e finanziaria del titolo. Sappiamo bene che c'è l'Investor Day il 27 maggio, però non si sa mai, lo scenario economico potrebbe cambiare, lo scenario macroeconomico potrebbe cambiare e quindi anche Generali potrebbe farne le spese, perché i Generali è un titolo assicurativo, per quanto può essere un titolo solido, ma non possiamo considerarlo immune da un eventuale ribasso. Quindi, da questo punto di vista, se facciamo degli acquisti, due acquisti, diciamo, scalettati, una sorta di pack, tra l'area 17 sulla tenuta della media a 200 e l'area 16,50, importante area volumetrica e di ripartenza del trend rialzista, in questo caso rigorosamente dobbiamo porci uno stop loss che può essere non imposto da me, se non dal punto di vista grafico. Naturalmente lo stop loss in termini monetari, sulla base quindi delle quantità che ognuno di voi riterranno opportune, se vorranno darci credito come analisi, riterranno opportune, quindi la size è importante, perché poi lo stop economico diventa fondamentale individuarlo dal punto di vista grafico, ma poi adattarlo sulla base quindi del proprio capitale che impieghiamo per fare trading per i nostri investimenti. Quindi lo stop dove porlo? Beh, se entriamo fino in area 16,50, se questo è il livello fino a 16,50 di acquisto, andremo ad individuare un altro stop in area dove appunto potrebbe anche qui esserci un livello, diciamo, di tenuta massimo, ma oltre il quale potrebbe scendere. Quindi direi area 16 indicativamente potrebbe essere uno stop adeguato. Perché questo livello? Perché da qui, vedete, c'è stato la base, diciamo, finisce la base di consolidamento che poi ha dato il là al movimento rialzista, quindi alla ripartenza. Quindi, come vedete qua, i volumi, importanti volumi, che hanno poi portato, una volta che si è abbandonato questo livello dei 18 in circa, all'incirca 18,20, ecco quest'area qua più che altro, hanno portato alla, a questa, ecco vedete dove ci sono i volumi, 18, quest'area qua, hanno portato poi alla discesa del titolo con la rottura anche della neckline. Quindi qui, quest'area qui, altri volumi dove riteniamo interessante porre in essere l'ultimo acquisto, e in questo caso anche quest'area qua di volumi dove c'è tutta la base della figura di consolidamento, e in questo caso 16 euro è lo stop, assolutamente stop, dove eventualmente dobbiamo cautelativamente chiudere la posizione. La ricompreremo più bassa, per carità, non è che, però dobbiamo cautelarci dall'eventuale discesa pesante. Bene, quindi con il suggerimento di Generali per le prossime settimane, vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto calorosamente e vi invito sempre a seguire ogni settimana le nostre strategie di portafoglio azionario Italia
sia da prendere come punto di investimento, anche come occasione di investimento, ma anche come scopo didattico. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata a tutti.